questo video di Nutim Nash. Chiediamo scusa per questa vergognosa circostanza che state ammirando, cercando di indicarla Gordito, ma è impossibile. Eccola qui. Una strana spaccatura sul vetro che purtroppo non possiamo ovviare. Speriamo che la partita possa risultare egualmente godibile. Vi lasciamo al commento di Valerio Schettini. Speriamo che possa essere. Attenzione adesso a Lombardelli. Stavo cercando di concludere un concetto, però quanto vale la telecronaca di Schettini ha deciso di prendere il sopravvento, allora faccia in maniera prepotentissima. Sto sentendo troppo in maniera vergognosa. Scusate, la mia tosse non mi ha permesso di essere professionale come avrei voluto. Max Bello riceve il pallone, sale Di Paolo e anche Cupides, tornato dalla Colombia, più nero e colombiano che mai. Attenzione a Cupides, prova il tiro da colombiano vero, ma è fuori dai pali. La rimessa lunga di Foroghi per Spanò, che tenta il tiro di prima intenzione, la palla sfila sul fondo e allora rimessa dal fondo, scusate il gioco di parole, batte Cupides, perde il pallone, lo recupera ancora Spanò, il gran tiro, la parata del portiere. Allora Lombardelli attaccato, perde il pallone e c'è il grandissimo gol del... E c'è stato il gol del pareggio di Lorenzo Di Paolo, chiediamo scusa se non siamo riusciti a riprenderlo, sfortunatamente era in arrivo il cameraman, Lorenzo Di Paolo ha messa dentro al lob. Cosa, lo so benissimo. Non va a destro e ribatte Bianconi, sta svegliando gli Udim, devono stare attenti gli uomini del NAC perché veramente gli Udim è intenzionatissimo a riportare la partita in campo. Cazzo, siamo in campo. C'è la battuta in questo momento da parte di Lorenzo Di Paolo. Alle spalle dell'arbitro. Abbiamo Di Paolo con l'esterno. Pallone sfida in rete incredibilmente. 2-1. Scusiamo tanto, raga, abbiamo avuto dei problemi con la ripresa. Purtroppo il mio team intanto in questo momento andava avanti 5-1, come potete vedere. Segnato anche Di Paolo, segnato anche Cupides che è uscito a un certo punto dai suoi pali, abbandonando la linea di porta, con essa la sua aria e a seguire anche la tre quarti, fino a raggiungere un punto che non è molto distante da quello che sta occupando adesso. Ovviamente era la scorsa frazione. Da lì è esploso un proiettile che, colto da deviazione, si è insaccato in rete per il gol del portiere. Era già successo in questi middle out nella partita precedente con Čarčak, che ha bucato la porta dello Schalke con un incredibile tiro da porta a porta. Dunque secondo portiere ad andare a segno oggi, poi ha seguito un'altra realizzazione di Di Paolo che dunque raggiunge la tripletta e porta il New Team su un 5-1 che sembra tagliare le gambe in questo momento al NAC. Attenzione, trascina, palla dentro, fuori. Max Bello lancia lungo, un po' sbilenco, ci arriva Lombardelli, la palla è per Rignanese che vede lo scatto di Dragina, la grande parata di Foroghi, molto attento. Messa laterale, Rignanese per Tracina, il Tracina attaccato da Bianconi, su Lombardelli che prova a passare a Spanò, il rimpallo favorisce, la bomba di Lombardelli deviata da Dattoli e calcio d'angolo. Lombardelli in mezzo per Rignanese, il suo piattone deviato, il palo poi a vantaggio Foroghi che riesce a bloccare il pallone. La cede ora a Bianconi sulla fascia, lungo per Spanò, troppo lungo, e allora comodamente Cupides, il colombiano, riesce a far passare il pallone, si avventa Spanò, non ci arriva. Attenzione adesso Di Paolo, il rimpallo lo favorisce con Bianconi, la palla Rignanese ancora per Di Paolo, al centro per il Tracina, solo contro Foroghi, ci arriva il portiere Lomura. Attenzione adesso a Bianconi, scarica per Spanò. Spanò, il passaggio è per Dattoli, riesce a tenere il pallone in campo. Ancora Giovanni Dattoli, sbaglia però il passaggio per Rizzo. E allora New Team, il passaggio di Di Paolo per Rignanese. Rignanese avanza lentamente, attende il salire forse dei compagni. Cerca la profondità e la trova con Emanuele Ferrini che stoppa il pallone. Dietro di lui Bianconi prova a fermarlo. Allora recupera la palla il NAC. In tandem Rizzo con Spanò che prova a servirlo e lui prova a calciare al lato. Il rinvio lungo di Cupides per Emanuele Ferrini che tenta un tacco al volo, non riesce a coordinarsi bene, manca il pallone, ma la palla è ancora tra i suoi piedi, il gran tiro e il gol di tutta risposta di Emanuele Ferrini, detto Ertracina. Attenzione adesso a Cupides, lancia la palla lunga, Bianconi riceve da Foroghi, Bianconi attaccato da Tracina, ancora Bianconi, se ne va, Di Paolo sul pallone, non ci arrivano né lui né Spanò, e allora il portiere è Cupides. Che lancia lungo per Emanuele Ferrini che colpisce il palo di testa. Attenzione adesso il palo indietro per Di Paolo che carica la botta. Giovanni Dattoli provvidenziale e Foroghi non ci arriva. Allora calcio d'angolo. Emanuele Ferrini che riceve su calcio d'angolo, stoppa e calcia in diagonale, non dando spago né possibilità. Spago non vuol dire nulla in effetti, mi scuso. Non dando né spago, quindi come dicevamo né possibilità di parata a Spanò, cioè a Foroghi. Vabbè, scusate.
Attenzione adesso a Rizzo per Bianconi, per Giovanni Dattoli che passa il pallone a Rizzo che di prima gliela ricede sulla fascia. Giovanni Dattoli, un dribbling pregevole su Rignanese, adesso Rizzo, una finta su Di Paolo e poi il pallone a Daniel Bianconi attaccato da Max Bello, cerca e trova ancora Rizzo che da per terra riesce a tenere il pallone in gioco e poi commette fallo Di Paolo. Gioco pericoloso a favore dei Verdi. Anzi no, mi correggo, Martino segnala il fallo di gioco pericoloso di Rizzo. No, no. Berrini è servito da Di Paolo, spreca l'occasione. Allora rimetterà il portiere Luca Foroghi, sceglie il passaggio corto per Daniel Bianconi, prova ad alimentare l'azione, aspetta l'avanzare di qualche compagno, meglio l'indietreggiare. Nessuno lo aiuta, non pressa Ferrini, quindi comodamente la palla rimane. Ha fatto con pure raggi, l'ho segnato, che schifo. Attenzione qui a Rizzo che non riesce a servire nessuno. Rignanese, la palla è per Di Paolo, attaccato da Rizzo, ancora Di Paolo. Ancora lui si lascia forse cadere, si lascia cadere, attenzione Ferrini, qualche rimpallo favorisce, la palla finisce tra i piedi di Bianconi, attaccato da Rignanese a sua volta che non lo molla per un secondo. Bianconi non vuole spazzare la palla, in qualche modo succede qualcosa di strano e di non comprensibile. Calcio d'angolo, attenzione a Bianconi, pallone è lungo per Spanò che la trattiene, subisce il fallo da Lombardelli che gli chiede scusa. La palla ancora per Spanò, batte velocemente Bianconi, prova il Nac, Spano in qualche modo passa prima a Lombardelli ma non a Di Paolo, e allora il contropiede, la palla lunga di Lombardelli col Tracina che vuole servire. Attenzione a Bianconi, la palla è lunga per Rizzo, attenzione adesso Giovanni Dattoli trova Spano in maniera splendida, attaccato da Kubidas, poi prova il palletto pregevolissimo, un po' sbilenco, allora ci arriva comodamente il portiere colombiano che riesce a lanciare Tracina, esce Foroghi che lo colpisce forse. Attenzione, non riesce a stoppare bene il pallone, vede bene l'arbitro. Allora adesso c'è il contropiede, Rizzo per Bianconi che supera Rignanese. Bianconi ha molte possibilità, pallone in diagonale, calcio d'angolo. Attenzione a Giovanni Dattoli, Rizzo, il gran tiro murato da Rignanese, Di Paolo allora, ed è ancora palla lunga per Emanuele Ferrini e il contropiede contro Bianconi che non so se... Attenzione, Spanò, Bianco. Attenzione, il tiro di Bianconi deviato da Rignanese, calcio d'angolo. A distanza, grazie. Attenzione a Giovanni Dattoli, in qualche modo Lombardelli. Poi Kubidas riesce a tenere il pallone in campo in maniera incredibile. Poi il lancio è lungo. A testimonianza che è stato un colpo fortunato, non è dotato di un grande piede come sembrava. Attenzione a Rizzo, Spanò prova il gran tiro, c'era Giovanni Dattoli che si sovrapponeva, sceglie invece di calciare. Giovanni Dattoli ancora per Spanò che si gira e serve Bianconi, va a cercarsi lo spazio per essere servito a sua volta. Arriva Di Paolo che gli ruba la palla, io devo zoomare, Di Paolo alto. Così ha detto. Così. Luca Foroghi prova un lancio dritto per dritto, la palla sta arrivando a Spanò, Max Bello. Spanò gioco di prestigio, pallone dentro, troppo arretrato per Rizzo, arriva Dattoli, destro, Giovanni Dattoli! Oh, è castrata, Ha tirato la sabungia, Giovanni Dattoli, il capitano. 3 minuti. Rizzo lungo per Dattoli dall'altra parte, vediamo un po' gli ultimi assalti coraggiosi del NAC, sebbene il punteggio ormai sia sfavorevole. Intanto Kubidas commette un errore e c'è calcio d'angolo. Giovanni Dattoli va a vedere Rizzo sul secondo. Di Paolo sul punto di battuta attende qualcosa. Oh, uccido Rigna, te sbrighi. Sta andando via lei. Attenzione. Dai, giochiamo. Entra, stupido, dai. A casa, te fila la partita. Ma il pallone c'è. Perché fa di malone a giocare, ragazzi. Stanotte è finito, adesso ho ricominciato, rifischiato. Attenzione, Lombardelli a spazio, calcio a Foroghi. Fallo laterale. Paolo. Sente qualcuno che si inserisce, invece diventa un assist praticamente perché di corsa si precipita il NAC dall'altra parte, troppo lento Spanò, allora il passaggio è per Bianconi, tiene la palla al centro per Rizzo, poi Kubidas in qualche modo non lo sa nemmeno le mani, riparte l'azione velocemente, Lombardelli attaccato da Rizzo,
difende il pallone indietro per Kubides che di prima intenzione rilancia, stop a Max Bello in maniera pregevole con la coscia. La palla è per Ferrini. Ferrini attaccato da Rizzo, subisce il fallo ma comunque di rabbia va a segnare un altro gol. Kubides ha appena effettuato una grande parata, poi prova a ripartire in prima persona, Rizzo si oppone, poi puntata dritta, Spanò prova quasi in porta, Kubides si rimpossessa della sfera. Ripartono dunque i secondi e gran colpo di tacco da parte del colombiano. Max Bello sfida, Rizzo vince il duello, prosegue, superiorità numerica, 4 contro 3, Bianconi potrebbe lanciare, Rizzo che è tutto solo, vediamo che fa Bianconi, aspetta. Prova il lancione, Max interviene intanto, si straccia Rizzo, finisce qui. La partita che sancisce il passaggio del turno del New Team, mentre Lombardelli quasi mette dentro un gol che comunque non sarebbe fatto.